Qualcuno magari pensa che io le preparo queste cose. No, non le preparo, mi vengono. Cioè, apro il bottoncino là nella cameretta e vado, anche perché non ho il bisogno di pensare quello che dirò, perché è talmente evidente che viene fuori da solo. Basta vivere e uno ha le risposte, uno non vive e ha i dubbi. Questa anche è carina, interessante. Ma oggi io prendo spunto da una dichiarazione del Papa, Sua Eminenza, non so, Sua Eminenza, giusto, Papa Francesco Bergoglio, ha dichiarato al mondo e dei fedeli, ma anche a chi non lo è, pregate con Dio direttamente. E allora, se lui ha mandato questo segnale, io posso parlare direttamente con te. Come? Dice, dai del tuo a Dio. È certo, perché se c'è qualcuno che è veramente intriso di democrazia reale, non può essere che Dio, no? Non posso pensare a un Dio negativo, a un Dio che crea le differenze, che ha fatto le diversità, assolutamente. Anche perché tu lo sai, Dio, che gli uomini sono tutti uguali, a parte quelli già con le ali, e chi si crede di essere diverso, alle scimmie credo fa il verso. E poi se ti chiedi perché siamo uguali, abbiamo due occhi, una bocca, peccato i mangioni ne vorrebbero due, bocca, due mani, anche qui quattro, qualcuno direbbe sono meglio, quelli che rubano quattro mani ancora di più. Le stesse orecchie, sempre due, lo stesso naso, uno, facciamo pipì e non è un caso. E io già lo so, come? Parli con Dio e parli della pipì. Ma scusate, noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi la pipì l'ha fatta lui, ma non posso negare anche che ha fatto la pupù. Forse pipì e pupù ci spingono a realizzare una cosa molto semplice. Cioè la semplicità della vita, questo straordinario organismo che non potrà mai essere paragonato a un robot. La possibilità di movimento di una mano umana è un traguardo tecnologico straordinario. E quindi, caro Dio, visto che il Papa mi ha permesso di parlare con te, vorrei che tu dicessi al mondo alcune cosette, perché credo che tu abbia l'obbligo di farlo. Quali sono queste cosette? Che gli uomini hanno bisogno del sole, perché se non stanno al sole sono carenti di vitamina D e sembra che questa vitamina D sia molto importante per le difese immunitarie. E allora questo stop che ci impongono di stare rinchiusi in casa come leoni nella gabbia, ci fa star male ancora di più. Mio buon Dio, perché non fai una conferenza apparendo sopra le nuvole e dicendo ai governi questa cosa assolutamente semplice e naturale? Perché non dici a questi governanti che gli uomini devono passeggiare, socializzare, respirare, prendere il sole, perché sennò si ammalano ancora di più? Ma specialmente, sempre mio buon Dio, sempre parlando da dove vuoi tu, in questo caso l'immagine ricorrente attraverso sopra le nuvole, per entrare nel compimento assoluto dell'immaginifico popolare, perché non dici che molta gente con il crollo delle borse sta realizzando degli introiti straordinari, perché in questo momento chi può compra tutto ciò che fallisce, e quando il nostro carissimo coronavirus se ne sarà andato, sarà padrone del mondo, mio buon Dio. Ma visto che uno qualunque come me, perché io sono uno qualunque come ogni altro uomo, siamo qualunque, no? Perché ho sempre pensato che i cimiteri sono pieni di gente insostituibile. Ma dillo specialmente a Papa Bergoglio di queste cose, che ce le dica, che abbia il coraggio di dichiarare al mondo come stanno realmente le cose. Ho esagerato? E no, me l'ha permesso il Papa, parla direttamente con Dio.
Vi metto alla fine un link, andate a guardare, perché è una bella informazione. E come sempre, a domani.